ho il sospetto questa sera che il professor Isola, volendo le tre camamille e un uccello, tu ci nasconda qualcosa, caro. Non vi nascondo niente, non vi nascondo niente, l'ho messo un po' così perché rimanesse un pochino più in evidenza, ma le evidenze sono come sempre loro, ecco, sì. soprattutto questa sera, chissà perché. No, mi sono preso una pianta di queste perché è una pianta officinale, di conseguenza la userò per fare un decotto. Sì. Esiste l'inverno lassù, sì? Oh, fantastico, allora vi farò dei decotti meravigliosi, dai. Veniamo al nostro uccello della serata, eccolo qua. Non è albino, ma è bianco. Ecco. Perché è naturalmente bianco. È una garzetta. Parliamo un po' della famiglia degli aironi, tanto per capirci. Da non confondere con l'airone bianco, che è molto più grosso, ha il becco giallo e così pure le zampe. Mentre questa ha un becco nero e le zampe scure. Cioè, diciamo così, l'arto superiore, la parte invece inferiore delle falangi è più gialla, su un colore giallognolo. Aranciato. È un animale che vive vicino ai fiumi, si nutre di pesciolini e, come si vedono dalle immagini, si vede una bellissima garzetta a caccia di pesci, anzi a pescare pesci. È bravissima, è velocissima, rapidissima e col suo becco riesce a afferrare dei pesci anche di una certa dimensione, che comunque devono passare attraverso l'esofago, chiaramente, se no non riesce a imbottarli nelle inglufie. Ma una cosa interessante di questo animale, che intanto non presenta, come al solito, il dimorfismo sessuale, cioè il maschio uguale alla femmina, è il modo con cui... Quindi si danno recato tra loro, se capisco bene. Tra loro per forza, ma tra un maschio e una femmina. Tra un maschio e una femmina. Chiaramente. Sono in grado di capire la differenza. Assolutamente sì. Ci sono i feromoni che giocano il loro... No, non era tanto per sapere. No, sicuramente. Sono i feromoni che... Ma ce l'hai i feromoni? Cioè, sono pieno. Lui è carico, si sente distante o meglio che c'ha i feromoni lui. Lo facciamo un po' vedere anche dall'altro direi lato. Direi che qui il tassidermista si è superato davvero perché ha saputo dare anche una posizione della zampa sinistra. Sì, no? Bellissima. Nel momento in cui... Perché questi animali nell'acqua muovono le zampe in mezzo alle pietre, alle pietruzze. Quindi hanno anche forza sulle zampe. Sì, lo fanno per far uscire fuori i pesciolini, farli muovere e quindi poi poterli prendere col becco. Una tecnica che si vede molto bene nel filmato che vi ho portato. È particolare davvero. Non c'è dimorfismo, cioè non c'è diversità tra maschio e femmina, però nel momento della riproduzione, cioè degli amori, degli accoppiamenti, mettono queste piumine così a livello del capo, vedete, posteriori, bellissime. Questa non è neanche tanto lunga, non è, sono anche più lunghe, ce ne sono anche due o tre. Mettono queste piume, queste così, protuberanze così a livello del collo, particolarmente, e poi queste piume laterali, sul dorso, diciamo, che ricordano un po' le penne del pavone. No, il pavone quando fa quella sua bella ruota, certo, ha un tipo certo. di pene come questo. Chissà, ci sono dei ricordi ancestrali. Ma quando vanno in amore si aprono come abbiamo visto fare al cavaliere? Assolutamente no, rimangono così in questo stato di cose. Però il piumaggio, cioè più un maschio, è bello perché è particolarmente il maschio in questi casi che presenta una maggiore protuberanza di penne, eccetera. Il maschio più è bello e più logicamente viene apprezzato dalle femmine. No, perché in effetti... Sarà un caso strano. Non è proprio un caso strano, diciamocelo francamente. Ma comunque il maschio appunto, la femmina prende il maschio più bello, perché è quello che gli garantisce sicuramente una progenie, sicuramente... Questo succede anche nella vita, però poi scoprono che sono degli idioti, quelli più belli, allora si rifanno su noi un po' più bruttini, ma con una marcia in più. Meno male. Ma loro se ne accorgono se il maschio è scemo, oltre che bello, no? Se è scemo, no. Però, vedi, cioè, qui gioca una cosa importante, la selezione naturale. Sì, l'evoluzione di una specie è data dalla selezione naturale. Certo. Se un maschio o una femmina, perché deve essere soltanto il maschio scemo, abbi pazienza. No, per l'amor di Dio. Se un maschio è scemo, chiaramente non saprà difendersi, dall'ambiente naturale, perché è molto selettivo l'ambiente naturale. Certo. E nella selezione naturale il maschio scemo chiaramente non avrà la capacità di continuare la sua vita. Di sopravvivere. Quindi invece il maschio furbo o la femmina furba. Sì.
sarà quella che saprà dare veramente una progenie futura sicura, perché nella selezione naturale non viene minimamente toccato, o perlomeno. Sì. Ma scusa, se si innamora di una bottiglia di detersivo bianca cagalese, o l'Avelino? L'Avelino, sì, un po' succede, esatto. Un po' succede. Quindi non può dare seguito alla sua alla sua progenie. Domando, nella Trebbia ci sono questi animali? Certamente, questi animali sono abbondantissimi qui nel Parco dell'Entella. Anche qui nell'Entella, sì. Anche nella Trebbia, di passaggio però. Da noi ci abbiamo ormai gli aironi cenerini che si sono ben stabilizzati, oltre ai soliti cormorani, no? Ma questi non danno dei grossi danni particolari, no? Che danno i grandi danni nella litiofauna, l'avevamo già detto la volta scorsa, sono i cormorani. Diciamo che da danno è l'airone cenerino. Sono animali già molto grossi e quindi cercano di catturare dei pesci anche di una certa dimensione. Cercando di prendere pesci di una certa dimensione, non tutti li riescono a prendere, molti li feriscono. E non so se ti ricordi, un tempo fa avevamo fatto un'esterna, trovato una trota che morsicata. Era ferita da un airone. E questo purtroppo perché... Senti, domando ancora, mi intriga. Se trovano una biscia d'acqua, la cercano di prendere o...? Chiaramente, no, dipende che dimensioni ha, ma una biscetta d'acqua piccola così, quelle piccole, quelle natrix dell'anno, diciamo sì. Così, se la mangiano tranquillamente. Ah sì? Anfibi, pesciolini, quindi piccoli crostacei. Retti, crostacei, quello che capita, quello che roba capita. Piccola, sì. Logicamente questo è un animale che non può mangiare dei pesciolini che sono di questa dimensione al massimo, vedete? Sì, perché sono un garrestento, gosh. Dimmi, sono stanziali? No, sono migratrici, assolutamente. No, lo sai perché? Perché in Val Garveglia, in un certo punto, lì, prima di arrivare a Conscienti, c'è un airone cenerino che è sempre sulla stessa pianta. Ah, no, ma io parlavo di questa. Ecco, no. L'airone cenerino, per esempio, è diventato stanziale. È sempre nello stesso albero. Sì, sì, e sono nidificano anche qui, ecco, tranquillamente. Volevo dire questo. Sì, sì, assolutamente sì. L'airone, queste sono più migratrici. E comunque sono... Da noi ci sono particolarmente. Qui, nel parco dell'Entella, ci sono abbondanti. È bellissimo. Che dire? Il professor Isola. Grazie. Però ora io avrei da fare una domanda al primario. Dimmi. Ma secondo te un epigedeman? Te l'ho detto che noi creiamo sempre dei movimenti rivoluzionari. Va bene. Allora, il professor Isola, naturalista e buon gustaio. Allora, già che abbiamo la telecamera di Migliara, vi facciamo un altro brano di musica. Ve lo annuncio dando il tempo a Fulvio di portarsi dal basso. E questo è uno dei grandi capolavori di Roberto Carlos. Esce nel 1974, se la memoria non mi tradisce, ed è uno dei brani col quale è stato consacrato, se possibile, in tutto il mondo. Vi ricordo che nel 68, insieme a Sergio Endrigo, vinse un festival di Sanremo molto importante, ebbe vasta e con tutto il mondo. Allora Sanremo era ancora considerata la manifestazione del bel canto. La canzone si intitolava Canzone per te di Bardotti e di Endrigo. Questo brano invece ha preso in Italia un titolo e un in qualche maniera un testo leggermente diverso dall'originale. Lo ha portato al successo Iva Zanicchi facendone una versione urlata, mentre Carlos invece ne fa l'autore, una versione molto sofferta, molto interessante. Quindi dalla bella voce del signor Dario noi ascoltiamo questo Testardo Io, che è uno dei brani in assoluto più belli che abbia mai scritto Roberto Carlos. Signor Dario, batto 4. 1, 2, 3, 4. Sempre sì, testardo io e mi sento sempre così, e intanto porto i segni dentro me per le tue strane follie, per la mia gelosia, la mia solitudine sei tu. La mia rabbia vera sei tu.
farei. E intanto porto i segni dentro me di un amore che oramai vive vuoto dentro me. Carlos, dalla voce del signor Dario, questa era Testardo io. Poi quando mi sovviene vi dico anche il titolo originale portoghese, perché queste canzoni meriterebbero di essere ascoltate in lingua originale. E poi hanno degli arrangiamenti spaziali. Allora, Matteo alla chitarra, Fulvio al basso, Roberta, Letizia e Lorenzo. È il momento di parlarvi un po' dei nostri sponsor prima di passare ad altro. Vi ricordo di Mariella Curotto, che grazie a lei che è qui con noi e la omaggiamo con un applauso. Che grazie a lei riusciamo a scaldarci e a in qualche maniera anche a cucinare. Poi vi ricordo di Filippo Cattoni, le Verone, delle sue macchine da cucire. Vi ricordo naturalmente di Pino Bonavita, che stasera non è potuto intervenire, ma anche Pino ha un problema intenso. Noggio povo Cristo, le come mira anch'esse. Quindi sarà fra noi, tornerà fra noi fra un po'. E poi non mi spiace ricordarvi che Elisa Pilotti a Carasco lavora con Friend of Music, un centro dove si può imparare a suonare tutti gli strumenti e dove i ragazzi possono comunque contare su un centro di aggregazione importante. Dopo la nostra... Ah, poi c'è, vedi, il grande Casoni che mi tiene a mente. Noi cuciniamo con le verdure di Andrea, Elisabetta e Monica, che sono Ortolino, che è un banco sul mercato giornaliero della capitale. Non è una zucca quella lì, eh? Non è una zucca? No. Bene, allora vi lasciamo per qualche minuto, ci vediamo dopo la pubblicità, fra poco.